Ciao a tutti, oggi parleremo del tartufo, il tuber aestivum, detto anche lo scorzone, il tartufo più ricercato da tutti i tartufai, che aiuta molto spesso i nostri cani nell'addestramento. Oggi vedremo cos'è, dove andarlo a cercare e il suo valore. Tuber aestivum, detto tartufo. Scorzone, il più ricercato di tutti, eh, sia per la sua semplicità, sia perché nasce in una stagione che è quella estiva, dove tutti hanno voglia di uscire a passeggiare, a portare a spasso il cane, a prendere aria, per cui diciamo è il tartufo più comune, il tartufo scorzone. Però dobbiamo conoscere questo tartufo per poterlo andare a cercare, conoscere sia, eh, dobbiamo sia riconoscere il tartufo sia conoscere le zone. E anche il suo valore per poi sapere cosa farne dei nostri bottini di ricerca andiamo a vedere il tartufo scorzone da vicino ecco qui allora questo è un tartufo scorzone vi regolo un po' il monitor partiamo vuol dire eh, che questo è un fungo ipo ipogeo cioè un fungo che nasce sottoterra per cui sappiamo che il tartufo è un fungo eh, è formato dal corpo fruttifero, il peridio e la gleba, poi parleremo anche dell'odore per riconoscerlo. Andiamo a vedere queste tre parole: il corpo fruttifero, cosa diciamo noi col corpo fruttifero? Cosa intendiamo? Intendiamo come corpo fruttifero la forma del tartufo. La forma del tartufo scorzone può essere eh, tondeggiante, può essere irregolare e a volte anche di scavamenti, tipo questi qui, vediamo può essere anche incavata. Questa è la forma per riconoscerlo. Però sappiamo che generalmente la sua grandezza non supera quella di una mela. E questa è la prima delle tre parole. Ora vediamo il peridio. Cos'è il peridio? Il peridio è l'esterno del tartufo. Sarebbe questa parte qui che vediamo nera, questo è il peridio, peridio. Vediamo come riconoscere un tartufo scorzone eh, Deve essere innanzitutto di un colore nero o brunastro qua vediamo che è nero eh, poi deve avere delle verruche piramidali perché diciamo che questo tutti i tartufi hanno sul peridio delle verruche tranne il tartufo liscio che poi andremo a vedere però tutti i tartufi hanno sul peridio delle verruche soprattutto e specialmente tartufi neri il tartufo scorzone deve avere delle verruche che sono a forma di Piramide e sporgenti, per cui sono delle piccole verruchine piramidali con, vediamole qui: ve le faccio vedere qui delle piccole eh, verruche a forma di piramide con una puntina che sporgono dal peridio. Eh, sono di solito di colore nero e hanno la grandezza dai 2-4 mm, perciò sono pure abbastanza. Eh, gran, abbastanza visibili con l'occhio per cui è difficile sbagliarsi sul tartufo scorzone infatti vediamo che sono visibilissime sia sul tartufo piccolo che sul tartufo più maturo poi c'è la gleba, eccola qui e è la gleba che eh, sarebbe, la gleba sarebbe questa parte interna la parte interna del tartufo e è la gleba proprio che eh, differen differenzia i tartufi che a volte sembrano essere gli stessi, invece, poi si differenziano dalla gba. La gleba deve essere un nocciola: un color nocciola. Vedete così, forse vedete meglio: sì, un color nocciola e deve avere delle venature biancastre o giallastre sia fine che larghe. Deve avere un mix di venature sia fine che larghe perché vi dico questo deve essere così perché c'è un suo parente che è l'uncinatum lo scorzone uncinatum uncinato che ha delle venature solo fine invece lo scorzone vi ripeto lo riconosciamo dalle venature larghe e fine su una gleba di color nocciola questa è maturazione quando non è maturazione logicamente riscontreremo la parte esterna è peridio nel tartufo scorzone. Dentro troveremo bianco perché ancora non è maturazione, però, quando il tartufo è in maturazione: qui parliamo giugno, luglio, agosto, dove escono i tartufi, escono pure belli. Eh, noi, per distinguere il nostro scorzone e soprattutto per distinguerlo nella fase invernale, perché vi dico che c'è sia lo scorzone estivo, ma c'è lo scorzone anche invernale. Eh, che vi ripeto assomiglia all'uncinatum per cui assomigliando all'uncinatum ci potrebbero essere dei problemi a riconoscere i due tartufi al di fuori delle zone dove si vada per questo ricordiamoci che il tartufo scorzone sia l'estivo che l'invernale per riconoscerlo deve avere un peridio con delle piccole piramidi da 2-4 mm che sporgono e un interno e un interno, cioè la gleba, color nocciola e venature sia fini che larghe. Il tartufo scorzone ha un odore gradevole. Eh, dicono che il suo sapore si avvicini a quello del fungo porcino ma secondo me non c'è niente a che vedere perché è molto superiore il sapore e l'odore eh, del tartufo scorzone eh, senza nulla togliere al fungo porcino. Eh. Eh, niente, ora passiamo a parlare delle piante del tartufo scorzone eh, dove nasce la simbiosi tra il tartufo e le piante. Sarebbe dove nasce il tartufo scorzone detto in gergo come diciamo noi. Tartufari. Eh, tartufo scorzone nasce dove sono determinate piante. Queste piante sono la quercia, il Lecci, eh, noccioli, eh, pioppi. Queste sono le piante dove nasce le prime piante dove nasce il tartufo scorzone. Eh, di solito nasce vicino le radici, le prime radici, per cui non più di un metro, un metro e mezzo dalla pianta. Però è anche vero che ci sono le piante con mari, che sarebbero altri tipi di piante, dove nasce il tartufo. Le piante con mari sono il sottobosco, detto sempre in maniera semplice: il sottobosco, che sarebbero spini, arbusti e quant'altro. I primi io vi elencherò i più semplici, quelli che incontrerete più facilmente. Quelli che si trovano ovunque eh, sono il ginepri, il, la ginestra, il biancospino e la rosa canina, che è la più comune, la troviamo da tutte le parti. Per cui iniziamo col dire così. Se noi eh, arriviamo in un campo, in una collina, altezza 400-500 metri, perché l'altezza buona eh, del tartufo scorzone, secondo me, è il 400-500 metri, anche se nasce dai 200 ai 800-900 metri. E soprattutto nel periodo estivo, eh, sì, perché c'è anche nel periodo invernale lo scorzone. Infatti, il primo periodo dello scorzone è quello che va da maggio, tra virgolette, inizia eh, fino a fine settembre, poi si ferma, riparte. So, i, I tardivi sarebbero i scorzoni che arrivano in ritardo, cioè che sono nati agosto e maturano in ritardo e per cui. Eh, si parte dal 30 settembre al 30 dicembre questa è la seconda fase dello scorzone per cui si chiama scorzone estivo e scorzone invernale invece no, lo scorzone è, è unico eh, parte da eh, maggio e arriva a dicembre quelli che troviamo a dicembre sono quelli che si sono maturati dopo in base all'altezza e in base a tanti fattori eh, tornando al discorso di come trovare una zona eh, noi eh, usciamo Vediamo una collina, un campo, una vallata dove ci sono delle querce eh, o dei noccioli, affianco a questi troviamo vediamo la rosa canina o i ginepri che sono i più comuni e eh, lì possiamo provare perché lì sicuramente qualcosa ci dovrebbe essere. Eh, come riconoscere, dite voi, però, uno non può tenere a mente tutte queste piante, queste eh, so piante con mari, vi do. Una dritta, vi do una dritta da tartufaglio. Cosa fate voi? Eh, andate su internet, e, eh, mettete noccioli, vi esce nocciolo, eh, foglia del nocciolo, eh, ve la stampate questa foglia del nocciolo, eh, a colori che possibilmente, la ritagliate, ve la mettete in tasca e quando siete sul posto la confrontate. Con la foglia che trovate a terra perché ce ne sono molte eh, di querce e di piante, per cui oh, se combacia con la vostra eh, foto che vi siete ritagliati, quello è un nocciolo e così fate per la quercia, il leccio e il pioppo. Per le piante per le con mari, io vi consiglio di fare un solo a4 dove riportate eh, dei piccoli quadratini con disegnati, eh, queste piante con mari e. Confrontata la foglia confrontate confrontata la pianta con mare potete incominciare la vostra ricerca in quella zona e spero che abbiate, vedrete se poi avete trovato una zona proficua o no, ma se ci sono le piante basilari, se non è i primi 100 metri, 200, 300, prima o poi un tartufo esce, anche se la zona è secca. Eh, che altro vogliamo dire? che il tartufo ha bisogno di acqua per cui c'è una preparazione anteprima a maggio per cui andiamo a dire che almeno eh, febbraio e aprile eh, febbraio, marzo aprile deve piovere per cui eh, se febbraio, marzo e aprile c'è la pioggia preparatevi a fare un gran bottino di tartufo scorzone il prezzo del tartufo scorzone non è un grande prezzo è un prezzo basso proprio perché eh, se c'è la stagione buona ne esce a quantità proprio perché è un tartufo doveva molta gente a, che ne va molta gente alla ricerca è un tartufo semplice diciamo per cui avendo la quantità eh, il tartufo scorzone non ha un grandissimo resto però io lo preferisco a tanti altri scorzone che eh, a, a tanti altri tartufi eh, che hanno un prezzo più alto eh, per esempio io preferisco lo scorzone all'uncinatum perché l'uncinatum è più odore che sapore invece lo scorzone è anche un saporito buono. Io lo consiglio sempre sopra la bruschetta, cioè far scaldare il pane alla piastra. Olio, un po' di sale, una passata di aglio, perché l'aglio valorizzerà molto il vostro tartufo scolzone. E vai! Un tartufo a persona almeno da 80-90 grammi a testa. Detto questo, vi consiglio anche, se state allenando un cane, di farlo cominciare con la, stazio, con la stagione dei tartufi scorzoni perché avrà più possibilità di passare al naturale, cioè di passare dall'addestramento alla fase vera di lavoro, perché la quantità di tartufi sarà maggiore in confronto alle altre stagioni. Vi ringrazio, ciao a tutti, alla prossima!